Francesco Avellis ed Emilia Aprenna, il duo Giuliani. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno ciao. A tutti. Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ah, visto Francesco, ma tu hai già fatto radio? No? No, ci sto provando. Bravo, bravo. Secondo me è una bella strada questa. Voglio rubarti il mestiere. È una bella. No, vabbè, io non posso rubare il vostro perché voi siete siete dei musicisti professionisti, sono insegnanti di musica, sono ragazzi giovani ma hanno alle spalle una grande esperienza di concerti, esibizioni, hanno calcato palchi importanti, concorsi a livello nazionale. E poi sono marito e moglie, quindi è una bella coppia, in musica. Subito, ecco, vi metto a vostro agio. Quanto è difficile vivere e lavorare insieme? Emilia, parti tu. Ma diciamo che gli ambiti non si toccano. Per fortuna non lavoriamo sempre insieme. Ah, ecco, posso dire questo. Quindi, meno diciamo, male, va. Sì. Però c'è la musica che vi accomuna, ovviamente. Sì, sì, alla fine si finisce per parlare, anzi dall'inizio alla fine si parla di musica a casa. Questo è l'argomento preponderante delle nostre vite, sempre. E vi accompagna. Allora siamo fortunati perché essendo marito e moglie possiamo fare le prove quando ci pare a casa. Certo. Quindi possiamo... E allora abbiamo deciso di suonare insieme. Ecco, come nasce questo sodalizio artistico? Perché ovviamente voi venite da esperienze singolari, distinte, e poi avete deciso di fondare il duo Giuliani. Allora, è difficile dire quando nasce un duo. Secondo me il duo Giuliani nasce quella mattina in cui mia moglie, rovistando tra le sue cose, trova uno spartito per chitarra e pianoforte e mi dice: che dici, lo proviamo? E com'è andata? Emilia? È andata che poi abbiamo iniziato a provare questo spartito, erano delle grandi variazioni per fortepiano e chitarra in origine di Mauro Giuliani, e quindi ci è sembrato doveroso scegliere come nome di duo il nome anche del primo autore che abbiamo studiato. Ecco perché. Benissimo, per me che sono assolutamente profano in materia, è detto fortepiano? Sì, fortepiano, che è un antesignano del pianoforte. Ah, quindi ecco. Poi pian piano, diciamo, il pianoforte ha assunto le fattezze e le sonorità che conosciamo oggi, ma in passato, come la chitarra era il liuto, il pianoforte ha subito tante variazioni, dal clavicembalo poi fortepiano a quello che oggi è invece il pianoforte. Si vede che un insegnante visto, ha spiegato tutto in 10 secondi in maniera chiara, diretta e precisa. E quindi, oltre a questa prova che avete sperimentato in casa, poi una volta fuori, che cosa avete fatto? Da lì è cominciato un lavoro di ricerca e di studio per approfondire questo repertorio per un duo molto particolare, perché la chitarra, sappiamo, suona molto meno di un pianoforte. Quindi la difficoltà è far uscire fuori un gran suono dalla chitarra, ma anche trovare i pezzi giusti che, certo, valorizzassero tutti e due gli strumenti. E così abbiamo cominciato anche a progettare dei concerti che facessero conoscere al pubblico questo repertorio un po' particolare. Sì, sì, infatti lui è anche violoncellista, Francesco, pertanto molti ci chiedono, vorrebbero quasi che in un concerto lui suonasse sia la chitarra che il violoncello. Quindi il duo diventa un trio con due persone. Sì, però in realtà questo non è possibile. Qualcuno mi ha proposto di suonarli contemporaneamente, però... Ma guarda, potresti provarci. Per questo mi sto organizzando. Ci stiamo lavorando. Noi uomini dobbiamo fare sempre di più, caro Francesco, perché, guarda, l'hai detto tu stesso, hai detto la chitarra è quella che suona di meno, e giustamente, indovinate, chi suona la chitarra nel duo? L'uomo. Quindi è quello che lavora di meno rispetto alla donna, no? No, lavora di più per farsi sentire. Ah, ecco, adesso sì. Sì, e da qui nasce il nostro gioco un po', qual è lo strumento che è meglio dell'altro, proprio perché appunto chitarra e pianoforte sono entrambi strumenti polifonici e quindi in qualche modo si sfidano anche, noi almeno lo facciamo anche sul palcoscenico, anche sì? Nella sì. Vita. E chi vince? Sì, sì. Per ora diciamo tutti e due, dai. Ma guarda, non ci credo. Siamo al pubblico. No, non ci credo proprio, guarda, non ci credo per niente. Ecco, parlando proprio di pubblico invece, qualche esibizione già fatta in cantiere, progetti a cui state lavorando? Tanti progetti, tante serate, e anche il progetto importante di incidere i nostri lavori, sì. Però anche progetti che ci vedono impegnati come singoli in altre formazioni. E okay. Proprio per questo Francesco parla della tua formazione, oltre il duo Giuliani. Sta conducendo anche al posto mio, Francesco, sta facendo tutto.
Ma è così, come le donne comandano, caro Francesco, lo sai, eh? Sì, 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 certo, certo. Noi comunque curiamo anche altri progetti, facciamo autonomamente delle altre cose. Io ad esempio con la violinista Anila Bodini prendo parte da tempo ad un progetto letterario ma anche pittorico con una scrittrice storica dell'arte. Portiamo avanti una serie di conferenze concerto su Picasso, oltre che su nuovi ritrovamenti archeologici e pittorici nella nostra terra, nelle campagne della nostra terra, perché il nostro obiettivo è anche valorizzare la cultura a tutto tondo, ma anche il nostro territorio, quindi Taranto, ma la Puglia. Bello, bello, bellissimo. Scusami, figurati. Gisberto, io sto andando, eh. ha preso possesso della radio. Torniamo anche domani mattina. Sì. Se volete, ci serve sempre una mano. Grazie. No, ricordo ai nostri ascoltatori che il prossimo evento... Già diventate i nostri ascoltatori, hai capito? Hai capito, caro Gisberto? L'evento del 3 febbraio 2020 alle ore 17 presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Frascolla. Sì. Io prenderò parte a una tavola rotonda che la mia dirigente scolastica, la professoressa Gabriella Falcone, ha organizzato dal titolo Taranto perché... buone prassi e buone ragioni per credere in un futuro possibile, ed è una tavola rotonda in cui parteciperanno molti esponenti della cultura tarantina per appunto parlare della nostra Taranto, di un futuro per i nostri alunni giovani di domani possibili oltre le nostre ben note difficoltà. E all'interno di questa tavola rotonda suonerò con la formazione al femminile Apulia Ensemble, con Ivana Oliva alla chitarra, Antonella Santoia al flauto e Betty Fasano alle percussioni e la sottoscritta ovviamente al pianoforte. Beh, certo. Beh, sai, insomma, è un aspetto molto importante questo, perché non stiamo parlando soltanto di musica o di composizione o di ricerca musicale, ma i vostri progetti si ampliano anche su più livelli. Può parlare Francesco un attimo? Certamente. Ecco, grazie. Chiedo il permesso di... Forse abbiamo intuito chi comanda a casa, però questo lasciamo perdere. Vai, allora, voglio dire che tutto ciò poi ha come sbocco fondamentale, secondo me, una produzione discografica. Noi sicuramente come summa di questo nostro lavoro approderemo ad una incisione, speriamo anche più di una, dove cercheremo di mettere insieme questi nostri repertori secondo un programma che abbia un senso anche che riguarda il territorio.